completamente autonomo. Quando ci raccontano, come ci raccontarono 8 anni fa, che comunque l'ufficio di Taranto, i funzionari di Taranto sarebbero rimasti a Taranto, fingevano di non sapere che è l'autonomia decisionale quella che incide sulla tutela e poi anche sullo studio, la ricerca, la valorizzazione, tante altre cose, compresa quella parte di tutela che sta sulle scatole ai cittadini, i permessi per costruire, ristrutturare. Se tutto questo si sposta, che qui rimanga un ufficio non ha nessun significato. È come quando ci possono raccontare che ci sono le delegazioni municipali. Dice, sì, ma c'è un ufficio in cui tu, borgata di statte, puoi andare a fare i documenti, non sei costretto ad andare fino a Taranto. Il comune autonomo di statte è un'altra cosa. È bravo? Non è bravo, non ha mezzi anche economici sufficienti, di questo possiamo discutere, ma una cosa è sicura: se una struttura esiste si può incrementare, migliorare; se la struttura non esiste non si può fare nessun tipo di intervento. Allora, il patrimonio che deve essere tutelato, perché non è solo una questione di quanto è ricca la provincia di Taranto in tutte le articolazioni delle competenze della soprintendenza, dal demo etnoantropologico, abbastanza sottovalutato anche perché in buona parte è patrimonio immateriale, ma qui c'è il più grande comune albanofono d'Italia, che ultimamente tra l'altro sta pure riscoprendo questa eredità Arbrèche, stanno tornando a insegnare nelle scuole d'Arbrèche, ed è indiscutibilmente una cosa che trova riscontro soltanto nella Grecia salentina e in provincia di Lecce. Altra lingua, altro tipo di immigrazione, altro tipo di patrimonio immateriale. Ma la parte di archeologia, belle arti, paesaggio, anche qui non è questione di campanile, ma c'è una tale massa che va dal paleolitico a Gioconti, che richiede una presenza sul territorio. Presenza sul territorio che non può essere che assuna a me, dicono vai tipo all'ufficio e poi riferisci a Lecce. No, c'è bisogno di un soprintendente che stia a Taranto, che abbia competenza sul territorio della nostra provincia, a cui poi devi dare che ovviamente personale sufficiente, adeguato, ma se la struttura non esiste, questo personale adeguato non ci sarà mai. Se la sede decisionale è in un'altra città, quale che sia, dove lo manderà il personale? Se riuscirà ad ottenerlo? Ho i miei dubbi che venga qui. Noi siamo già rimasti scottati con un corso di laurea che aveva un nome impronunciabile ma assomigliava a lettere, con un indirizzo archeologico. Allora, quel corso è stato soppresso non per mancanza di studenti, ma perché erano andati in cattedra alcuni docenti baresi per il fatto che c'erano gli studenti a Taranto. Una volta andati in cattedra hanno rifiutato di farsi stabilizzare a Taranto e se ne sono tornati a Bari. E il corso, per mancanza di un numero sufficiente di docenti stabilizzati, è stato chiuso. Che è uno dei motivi per i quali uno degli obiettivi è arrivare anche qui ad una università autonoma. Io sono in totale disaccordo con il rettore Bronzini, ma per la verità sono in totale disaccordo con lui, anche il magnifico rettore di Lecce e quello di Foggia, quando lui dice facciamo un'unica università della Puglia. Cioè, se è una regione dove l'università non c'è mai stata si può pensare a una cosa simile, ma dove stanno già le università? Non ci sono esempi in Italia.
Cioè, in Basilicata hanno creato una università ex novo che ha una sede qui a Matera e va bene così. In Campania non se lo sogna nessuno di unificare tutte le università napoletane di Napoli, meno che mai di farvi affluire Benevento e le altre sedi. Quindi anche da questo punto di vista non è una questione di campanile, è una questione di sopravvivenza. Noi abbiamo bisogno della sovrintendenza di Taranto, perché la sovrintendenza di Taranto, possibilmente poi potenziata, non so quanti di voi hanno seguito le polemiche in parte sotterranee, anzi meglio subacquee, legate al catamarano Anfitrite, l'ultima grande realizzazione di Barbara D'Avedde, con malumori ministeriali, perché era stato fatto questo prezioso investimento. Allora, tu sei una sovrintendenza nazionale subacquea che, tolta la Sicilia, che è una regione autonoma e ha la sua sovrintendenza del mare dall'inizio del nuovo secolo, hai competenza su tutto il territorio, su tutte le acque italiane e in realtà anche fuori delle acque territoriali, e non hai neanche una tua barca. Cioè, anche questo. La Davide l'ha potuto fare perché era sovrintendente con poteri decisionali autonomi. Pochi sono una nave ben più attrezzata di un catamarano. Questo è il nodo che noi abbiamo davanti. Ora, l'archeologia non è mai stata una scienza molto popolare. E questo è pure normale che sia così, eh? Anche il convegno di studi sulla Magna Grecia è stato spesso criticato, e non solamente da politicanti analfabeti, perché secondo alcuni non coinvolgeva abbastanza la città. Allora, se a Taranto fanno un congresso internazionale di cardiologia, che cosa dobbiamo essere coinvolti noi? Con quali competenze? Però se i cardiologi di tutto il mondo vengono a Taranto e si scambiano informazioni in presa diretta, non solo in via telematica, su cosa sta succedendo nel mondo della cardiologia, se ne avvantaggia la cardiologia in tutto il mondo, ma pure la città che li ospita, che non sarà più soltanto la città di morti bianche e lavoro nero, di sesto e di ossina, ma una città viva che attrae la foresteria della sovrintendenza a Sant'Antonio. Punto di arrivo per studiosi che potranno essere ospitati con un costo personale loro bassissimo per studiare, venire a Taranto e scambiare opinioni, non costringere i nostri figli e nipoti all'emigrazione. E qua il discorso si salda con le altre istituzioni culturali. Ora, 8 anni fa, miracolosamente, grazie anche a Nello che riuscì a tenere i rapporti fra un mondo molto composito di associazioni, sindacati, ordini professionali, non dimentichiamocela questa cosa, perché quella volta la città diede una risposta forte, studenti, tutti. Possiamo accorciare gli interventi per dare la possibilità. Sì, anche... ma non dimentichiamocelo. Gran parte di quello che. Vabbè, è chiaro, lo condividiamo. Io vorrei tornare un momento sull'immediato. Io credo che si debba necessariamente fare di tutto perché ci sia questa convocazione del Consiglio Comunale, monotematico. Non so se direttamente, immediatamente ha detto ai sindaci della provincia, perché questo potrebbe essere un secondo momento, simbolicamente in una città importante.